quanto è stato precauzionalmente fermato da Simoni, dal dottor Volpi, è comunque in panchina con Mazzantini, Canu, Recoba, auguri perché oggi festeggia i 22 anni, Mezzano, Rivas e Polenghi. Lo Schalke oppone tra i pali Jens Lehmann, poi il libero è Olaf Ton. Manca dei due difensori centrali squalificati che sono Linke e De Kock, sostituiti da Heigenrauch e da Kurz. Poi un centrocampo formato dal ceco Lattal, da Buskens, dall'olandese Van Hoogdalem, dal belga Wilmots, dall'altro ceco Niemetz e davanti Max e il gigantesco René Heikelkamp. Attenzione ai 195 centimetri di questo olandese 33enne che fece letteralmente impazzire all'andata, prima Galante poi Colonnese. Non è al meglio delle sue condizioni, gioca con una infiltrazione, ha problemi al tendine. Assenze pesanti, dicevamo, da una parte e dall'altra, abbiamo citato quelle dello Schalke nell'Inter, squalificati Fresi, Sartor, Djorkaeff, Galante è infortunato, mentre Paolo Sousa e Milanese sono rimasti in Italia perché non tesserabili per regolamento. Terna arbitrale francese diretta da Gilles Veissier, 39enne, coadiuvato da Mas e da Gorn, questo arbitro francese diresse la scorsa stagione Casino Graz Inter in Austria. L'Inter fu battuta per 1-0, ma poi ai calci di rigore, era la partita di ritorno, riuscì a strappare la qualificazione. Ecco, Ronaldo non ha mai fatto gol in trasferta in Coppa, tre centri per lui con Moriero, si sono un po' divisi il bottino, Moriero ha colpito sempre fuori, Ronaldo sempre a San Siro. Ecco intanto Gigi Simoni e tutto è pronto per l'inizio di questo quarto confronto nel giro di 10 mesi. A bordo campo c'è Carlo Paris. Carlo, l'atmosfera molto tranquilla sulla panchina nerazzurra, ce lo ha confermato anche una vecchia conoscenza dell'Inter, Hansi Müller, il quale ha parlato fino a pochi minuti fa con Gigi Simoni e ha detto: l'ho trovato molto tranquillo, d'altronde una persona esperta come lui non si può far emozionare. E poi, come noterete, Diego Simeone ha un vistoso bendaggio, retaggio dei 4 punti che gli sono stati applicati sabato durante il match con l'Atalanta. L'argentino, che in un grande momento di forma, non ha voluto mancare, non può mancare a questa partita, e Simoni naturalmente lo schiera, ma le sue condizioni sono ottimali e giocherà con, crediamo, la consueta grinta. Tutto è pronto, 56.000 spettatori al Parkstadion, partiti 1.000.000 i tifosi nerazzurri, e la palla subito toccata a centrocampo da Zé Elias, che viene attaccato fallosamente, e c'è il primo intervento del signor Veissier, che comanda questo calcio di punizione a favore dei nerazzurri. Ecco Zé Elias, che sostituisce in pratica Aaron Winter l'anno scorso a Leverkusen, conosce molto bene questo terreno di gioco. Zamorano, palla recuperata sulla tre quarti, Ronaldo che accenna lo scatto, viene fermato e poi sulla destra per Lattal, il colpo di testa di Heikelkamp, su di lui gioca naturalmente Taribo West, mentre Colonnese si occupa del più piccolo 29enne attaccante Martin Max. L'anno scorso finì 1-0, finale di andata, segnò Wilmots nella ripresa, ma intanto break di Moriero che lancia in profondità Ronaldo, palla troppo lunga per il brasiliano su cui gioca Yves Heigenrauch. Le carte di riserva di Hope Stevens non danno le stesse garanzie di Linke e De Kock, ma naturalmente metteranno anche loro, daranno tutto per la causa dello Schalke. Schalke che attacca con Max Wilmots, lo prende in consegna Zé Elias, allarga sulla destra, va subito a chiudere Zanetti. 1:50, Olaf Ton, parte il cross, Sbucciacoe,
E poi da fuori c'è questo tentativo di Van Hoogdalem, posizione irregolare di Wilmots, di Mark Wilmots, subito segnalata dal collaboratore di Veissier, Dagorn. Rivediamo ancora, posizione di fuorigioco, subito segnalata sul tocco poi di Heikelkamp. Allo stacco colonnese e l'intervento falloso sanzionato, il calcio di punizione, attacca ancora lo Schalke, si fanno sentire i sostenitori al Parkstadion, parte ancora il traversone, il rinvio di colonnese, la palla spiove nella zona di Zamorano e c'è il colpo di mano da parte di Jiří Němec, instancabile centrocampista della Repubblica Ceca. Schalke che al Parkstadion è un vero e proprio bunker in Europa, non subisce gol da 9 turni. Ricordiamo che lo Schalke ha eliminato Hajduk Spalato, Anderlecht, Sporting Braga, mentre l'Inter ha superato Neuchâtel, Lione e Strasburgo. Coe, Moriero, Ronaldo, nuovamente per Moriero, circondato, palla dentro e quindi la presa di Jens Lehmann, che l'anno prossimo quasi certamente vedremo a Milano, ma sulla sponda rossonera. Heigenrauch fa girare la palla Van Hoogdalem. Il passaggio in profondità, West su Heikelkamp, arriva a supporto anche Coe, la grinta del nigeriano, Busquens, il colpo di testa ancora di Zelias potrebbe essere fondamentale per i suoi lanci in profondità, ma intanto contropiede di Ronaldo che va a puntare Heigenrauch. Moriero è libero sulla destra, la palla in mezzo e si lamenta Moriero perché si era allargato molto bene. Ronaldo ha cercato invece l'assist per Zamorano. Simeone, con buona personalità l'Inter in questi primi minuti. Ronaldo, ancora largo Moriero, scarica il destro il brasiliano. Situazione sotto controllo, 22 gol per Ronaldo in questa stagione, 16 dei quali in campionato, 3 nelle competizioni europee. Rivediamo il destro di Ronaldo, attacca lo Schalke. Niemetz, si piazza Heikelkamp, poi combatte Coe strappando la rimessa dal fondo dopo il corpo a corpo con il belga Mark Wilmots. Per lui 2 realizzazioni in campo europeo quest'anno. Bergomi perde palla, il capitano nerazzurro da in là al contropiede e la palla scagliata da Wilmots non va molto lontana dal palo alla sinistra di Pagliuca. Ha perso palla Bergomi in un disimpegno sulla tre quarti e osservate come è partito Wilmots, fanno spazio a Heikelkamp e Max alle incursioni del belga, sempre molto presente, molto vivo. Rivediamo ancora il sinistro fuori misura di Wilmots. Zanetti, Coe, ancora per lo scatto di Zanetti, parte il cross su Zamorano, è vicino a lui Ronaldo in area, Zamorano ancora, non c'è spazio, si chiude a riccio lo Schalke. Niemetz su Heikelkamp, vedete con quale agilità riesce poi a servire Wilmots che combatte con Simeone,
Intanto sulla destra attacca l'Atal, parte il cross. Schalke pericolosissimo in contropiede, Schalke che dà l'idea di attendere le iniziative dei nerazzurri, anche se naturalmente deve rimontare il gol di Ronaldo. E vedete Huub Stevens, il trainer olandese che da queste parti è considerato un vero e proprio santone, ha manifestato perplessità per l'assenza dei suoi fortissimi difensori, Linke, nazionale, l'olandese De Kock. Intanto Zamorano attacca Lehmann. Minuti di gara sono 8 nel corso del primo tempo, siamo sempre sullo 0-0 qui al Parkstadion di Gelsenkirchen. Zanetti, Ronaldo accompagnato dai fischi, ma sono fischi di grande timore per le possibili iniziative del brasiliano. Fallo intanto commesso da Coe, si prosegue. Heigenrauch, poche presenze per lui in campionato. Niemetz, traversone che cerca di tagliare l'area di rigore nerazzurra, il rinvio di Bergomi, Ronaldo non scatta e controlla Heigenrauch. Ancora per l'Atal, Olaf Ton, il bravissimo Ton per Niemetz, su sinistro lo attacca Zanetti alle spalle, inevitabile il calcio di punizione, detta anche i tempi. Olaf Ton, giocatore di grandissima esperienza e che è destinato a sostituire Sammer anche nel cuore di Bertie Fox. Attenzione a questo calcio di punizione, si prepara Busquens con il suo sinistro. Fa entrare la barriera Vessier, c'è anche Ton nei paraggi. Non passa, poi secondo tentativo di Busquens, cerca di far salire i suoi Moriero, lo segue Zamorano. Lehmann per Olaf Ton, 31enne libero della formazione di Gelsenkirchen, eccolo inquadrato. Van Hoog Dalem. Heigenrauch, l'altro difensore, Kurz. Heikelkamp si gira bene, Busquens risponde così colonnese, Schalke molto avanti, c'è lo spazio per il contrattacco, Ronaldo, Moriero, Zamorano si apposta a centro area, lunghissimo traversone, rincorre la palla e riesce a riacciuffarla Zamorano. Ha bisogno di collaborazione però. Arriva Simeone. Zamorano ancora. Palla bassa a Coe. Il rinvio di Busquens, quindi Bergomi. E riparte lo Schalke con Colonnese che va in anticipo su Martin Max. Quattro gol per lo Schalke a Berlino nell'anticipo, quattro gol per l'Inter sull'Atalanta, una squadra che segna poco ma che subisce pochissimi gol alla miglior retroguardia della Bundesliga, lo Schalke. Van Högdal, l'anticipo di Bergomi. Ci rivolgiamo a Carlo Paris, situazioni particolari che cogli nei pressi della panchina di Simoni? Un incitamento, una raccomandazione che spesso Simoni sta facendo ai suoi giocatori, in particolare a West, perché è preoccupato da questa marcatura su Heikelkamp. Riprende Busquens, fa girare la palla allo Schalke, Heigenrauch, l'Inter non ha fretta. Ton. Ecco Simone. Messo giù l'Atal.
Rivediamo ancora l'intervento di Zanetti sul piede d'appoggio. Fischia Veissier. Tutto ok, dice Pagliuca. In barriera c'è solo Zelias. Finta di Tonna. Latal sulla sponda opposta a questa conclusione sul primissimo palo operata da Kurz. È andato a coprirlo poi Busquens, che rilancia verso Heikelkamp. Coe Bergomi, 106 presenze per lui questa sera in Europa. Combatte Coe. Zamorano, West. Tredicesimo del primo tempo, siamo sempre sullo 0-0. Da Colonnese a Bergomi è cambiata totalmente la linea difensiva dei nerazzurri rispetto alla partita di andata, quando in campo c'erano anche Fresi, Sartor, Galante, Moriero. Intanto Zamorano perde il possesso di palla, lo riconquista ancora Moriero, attaccato sempre molto vicino all'azione il direttore di gara francese, colto in fallo Michael Busquens. Tre gol per Moriero, splendido quello siglato, lo ricorderete, a Neuchâtel, l'eroe di Lione. Ronaldo si gira bene, controlla, poi fa partire questo pallonetto che non dà preoccupazioni a Jens Lehmann. Inquadrato Ronaldo, assedio in questi giorni per il brasiliano, addirittura ieri durante l'allenamento un ragazzo italiano che risiede da molti anni qui in Renania lo ha abbracciato, grande entusiasmo nei confronti del brasiliano che si mantiene comunque sempre disponibile. Mentre c'è grandissima partecipazione del pubblico per gli interventi di Heigenrauch. Sulla sinistra Busquens, ritmi non eccelsi in questa prima parte di gara, e naturalmente tutto ciò favorisce la formazione nero-azzurro. Heigenrauch, Inter che attende le mosse dello Schalke. Latal. Heikelkamp, difficile togliergli il pallone, poi va dentro West. Diversi giocatori in diffida da una parte e dall'altra. La rimessa laterale effettuata da Busquens. Niemetz lo attacca, Coe. Ton recupera Zamorano, poi arriva ancora Van Hoogdalem, il contropiede interista affidato a Ronaldo, anticipato però da Heigenrauch. Ovazione per lui. Max, le solite sortite di Latal sulla destra, 2 contro 1, il colpo di testa centrale per Pagliuca. L'Inter si è trovata in difficoltà su questo cross. Lo rivediamo, parte il cross di Latal e dall'altra parte va a colpire Wilmots. Intanto Busquens sulla sinistra, ancora un traversone. Latal cerca il destro da fuori, deviato ed è calcio d'angolo. Angolo a favore dello Schalke quando i minuti di gara sono 16 nel corso del primo tempo. Regge lo 0-0 di partenza. Controllato Wilmots. Schalke temibilissimo sulle palle inattive. E poi Heikelkamp che svetta su tutti. Ton dalla bandierina. Lungo
Zamorano, prezioso il suo contributo in area. Mucchio Selvaggio, poi scontro tra Moriero e Van Hoogdalem, si prosegue. Niemetz, ancora Ton, sta cominciando a prendere il sopravvento lo Schalke. L'Inter decide di impostare quindi la partita in fase di contenimento, cercando poi il contropiede, ma deve stare molto attenta alle sortite dei rocciosissimi tedeschi. Zanetti preciso sul pallone, si lamenta intanto l'Atal. Rivediamo, è andato netto sul pallone Zanetti, mentre in fase di caduta l'Atal ha accusato un leggero infortunio. Sembra riprendersi il giocatore ceco. È semplice rimessa laterale. Zamorano, il rinvio di Zanetti. Quasi tutta l'Inter è schierata nella propria metà campo, il solo Ronaldo ora davanti. Heigenrauch, Van Hoogdalem, Tön, si fa vedere Niemetz che puntualmente riceve. E a questo punto che scatta l'allarme con Heikelkamp che si avvicina all'area di rigore nero-azzurra. Primo piano per Francesco Colonnese, seconda partita in Europa per lui. Zamorano vince il duello, l'Atal poi una serie di rimpalli. Ton, parte il cross a cercare la testa di Heikelkamp, si inarca Pagliuca. Corrono vicini West e Heikelkamp, dall'altra parte Kurz che marca Zamorano, mentre Heigenrauch si è preso cura di Ronaldo. Intanto fischia Gilles Veissier un calcio di punizione a favore dello Schalke. E siamo giunti quasi al ventesimo del primo tempo, siamo sempre sullo 0-0 qui al Parkstadion di Gelsenkirchen. Moriero, Coe, ma sono ancora i giocatori tedeschi ad avere la meglio, ad impostare con il ceco Niemetz verso Heikelkamp. Buona la guardia di West, non è molto convinto il lunghissimo attaccante olandese Heikelkamp, ed è calcio di punizione. Cambia intanto la sua posizione, Moriero va ora momentaneamente a sinistra. Stacca Zamorano, controlla con grandissima facilità Tonda. Ancora per Niemetz, intanto si fanno sentire i sostenitori dello Schalke. C'è in effetti un'altra atmosfera e la si sente subito, la si avverte subito rispetto alla prima finale UEFA della scorsa stagione, ma è sempre gara importantissima, vale l'accesso alle semifinali della manifestazione europea. Ton, Wilmots, gran velocità, lo rincorre Zé Elias, il cross, Heikelkamp, l'assist, chiude bene Bergomi. Può scattare Ronaldo, poi c'è questo retropassaggio di Kurz. Lehmann, come può, rinvia sui piedi di Moriero, di prima a cercare Zamorano, poi posizione irregolare di Heikelkamp, subito segnalata dal signor Dagorn, lo vedete inquadrato al direttore di gara. Beppe Bergomi dall'Inter, titolare del 1981,
Intanto Simoni si agita, Carlo Paris la situazione. Sì, è abbastanza agitato, come potete vedere, sta chiedendo ai suoi una copertura maggiore, perché proprio il Lagerkamp, del quale vi abbiamo parlato prima, sta creando i maggiori problemi all'Inter, in particolare a West. Il Lagerkamp si sta spostando da una parte e dall'altra, adesso è sulla zona destra del campo. Mentre adesso intanto ti interrompo, Carlo, perché c'è stato un accenno di rissa tra Wilmots e Diego Simeone. Rivediamo, vedete, i due vanno pericolosamente a contatto. Vedete questo bendaggio che accompagna la gara di Diego Simeone, partita che non ha dato sinora grandissimi spunti dal punto di vista disciplinare, meno male. Stavi finendo, Carlo? Siamo attenti anche ai contrasti proprio tra Taribo West, intanto c'è l'ammonizione. Sì, sono stati ammoniti sia Wilmots sia Simeone, e Simeone figura nell'elenco dei diffidati, per cui salterà, qualora l'Inter andasse avanti, il prossimo turno. Ammonizione che cade al 23° minuto del primo tempo. Si riparte da Lehmann. E ora c'è quasi un irreale silenzio. Kurz consegna però il pallone a Moriero. Coe sulla destra, accompagna l'azione, Moriero, parte il cross, Zamorano, e non ci arriva. Vedete Zamorano e Ronaldo, anche per l'assenza di Djorkaeff, scelti sia sabato scorso sia questa sera da Gigi Simoni, i due che dovrebbero integrarsi alla perfezione. Per Zamorano 16 gol nelle competizioni europee, ancora a secco in questa stagione, ma una stagione per il cileno decisamente tormentata da gravi e fastidiosi infortuni. Van Hoogdalem, Ton, Wilmots, lo attacca Zelias e poi finisce a terra il brasiliano, si prosegue sul pallone, entra Colonnese, e ora secondo accenno di rissa. E vedete come Coe abbia chiesto a Zelias il silenzio, e qui in effetti accentua e di molto il brasiliano la caduta. Si riparte, minuti di gara 25 nel corso del primo tempo, 0-0, direi fino a questo momento nulla di particolare da segnalare, mentre Vessier, che sta facendo, Carlo? Richiama Stevens. Sì, lo stanno richiamando, già lo aveva richiamato poco fa. Vedete che prima è intervenuto una guardalinea, poi l'arbitro, adesso il quarto uomo, c'è l'allontanamento dalla panchina. Sì, credo dell'assistente di Stevens, comunque... Sì, è del direttore generale, lo riconosco perché fuma un sigaro, me ne stavano parlando proprio poco fa, è un Santone, quello che ha organizzato tutta la campagna acquisti. Intanto Ronaldo perde poi il passo. Comunque Vessier, Carlo, mi sembra che stia dando prova di grande decisionismo sul terreno di gioco, fa sentire la sua presenza. Assolutamente sì. Busquens, lo spazio per il cross che non c'è. Niemetz si fa vedere, Tonna, palla sul destro, Latal, aggiramento, ancora dentro, e Simeone spazza l'area di rigore dell'Inter. 27 minuti quasi del corso del primo tempo, 0-0. Van Hoogdalem, Olafton costantemente in attacco, parte il cross, teso basso, Martin Max, pericolo. Il 29enne attaccante dello Schalke è stato bravissimo ad anticipare sullo scatto proprio Colonnese, attaccante molto rapido.
stacca intanto Zamorano, poi Latal consegna il pallone a Moriero, lo attacca Niemez, finisce giù, si può proseguire. Heikelkamp, West ingaggia ancora il duello con il lungo attaccante olandese. Ancora West, insiste il nigeriano, poi commette fallo Moriero su René Heikelkamp, che è il giocatore che ha segnato più reti per lo Schalke in Europa, 3. Heigerauch, parte il cross, continua l'aggiramento sulle fasce lo Schalke, Latal, Zanetti presidia, attaccato, tocca per ultimo Latal, la rimessa laterale dei nerazzurri. Zamorano verso Simeone, Coe, Ronaldo perde l'attimo. Applausi per Heigerauch che non lo molla un attimo e quando può invece va a far sentire la sua presenza in area di rigore avversaria. Bergomi l'anticipo su Mark Wilmots, ecco il capitano di lungo corso dell'Inter. Stiamo avvicinandoci alla prima mezz'ora di gara. Wilmots, ancora Zanetti, calcio d'angolo. 3 corner calciati dallo Schalke. Tutta l'Inter nella propria area di rigore, anche Ronaldo. Gomita, Heikelkamp e va proprio Ronaldo a staccare. Niemez apre con freddezza su Latal, Ton, e vedete la costante ed efficace manovra dello Schalke con questa rovesciata di Mark Wilmots. Rivediamo, parte il cross di Olaf Ton. E i giocatori dello Schalke sono molto bravi, qui c'è la spettacolare rovesciata di Mark Wilmots ed ora sale l'Inter quasi compatta. Schalke comunque pericoloso nelle intenzioni sinora e mai nei fatti. Moriero, raddoppio su Coe, Ronaldo, il pallonetto per Zelias, poi Colonnese, l'anticipo su Max, Zanetti, chiusa la strada, Simeone, Ronaldo, spalle alla porta, non filtra l'assistenza per Zanetti che arretra immediatamente a coprire, anche Zamorano arriva. Max affrontato da Colonnese, c'è fallo secondo Gilles Veissier, il 39enne arbitro francese che dirige questa partita. 31 minuti nel corso del primo tempo, 0-0, risultato che naturalmente sorride all'Inter che ha chiuso la prima parte della discorso qualificazione vincendo a Milano per 1-0 grazie alla rete di Ronaldo. Corsa, Ton, accenna ora leggermente al pressing Zamorano e si fanno sentire i sostenitori dello Schalke, questa espressione un po' preoccupata di Simoni che segue con grandissima, vedete, con qualche disappunto anche la gara. Heikelkamp ora su di luce Colonnese, uno scambio di marcatura con West che si è portato su Max in area e la palla che attraversa lentamente l'area piccola, Coe la spedisce fuori. Rivediamo ancora,
il traversone alla meglio Max sullo scatto, poi offre questa assistenza pericolosissima. Coe calcia a lato. Van Hoogdeland, sinistro. Marco Van Hoogdalem. Un gol per lui in questa edizione di Coppa UEFA. Rivediamo la presa sicura di Pagliuca. Zanetti, Simeone, Zamorano, Coe. La palla era destinata a Ronaldo e finisce invece oltre il fondo. Mi rivolgo ancora a Carlo Paris. Abbiamo visto prima Simoni abbastanza preoccupato, con alcuni cenni di disappunto. Che succede da quelle parti? Stavo per interromperti, anche perché ho visto più di una volta in questi ultimi minuti Simoni guardare, osservare, controllare l'orologio. Non è un bel segno, no? Corsa. Olafton. Lo Schalke non imprime ritmi altissimi, ma è sempre in allarme i nerazzurri. È una formazione questa che si è guadagnata grandissimo rispetto, questo bisogna dirlo. De Elias giù, si prosegue. Van Hoogdalem, Max Bergomi sbroglia la situazione e poi ritorna sui suoi passi Veissier e assegna il calcio di punizione. Mani nei capelli di Pagliuca. Siamo comunque piuttosto distanti dalla porta difesa da Gianluca Pagliuca, per lui questa sera la 59esima presenza nelle competizioni europee. Bergomi preoccupato della presenza di Kurz. Donna, altissima la conclusione per il capitano dello Schalke, anche per lui grande esperienza europea, quasi 40 partite. Zamorano verso Ronaldo. Niemetz. Heigerau, accompagnato dall'urlo, dal grido. Kiev, cioè il nome di battesimo di Heigerau, che intanto rimpalli sulla tre quarti, rimessa laterale assegnata all'Inter. Moriero, Coe. Il rinvio di Lehmann nella zona occupata da Niemetz. Poi per ultimo ha toccato, credo, Coe, il primissimo piano intanto per il 29enne portiere dello Schalke. Ed ecco Huub Stevens, allenatore olandese. Kurz, Latal, Scattaton, i due capitani a confronto, alla meglio Bergomi. Verso Heikelkamp, che prova a difendersi dall'attacco di West. René Heikelkamp, 33 anni, ripetiamo, gioca con una infiltrazione, non è la prima, da 20 giorni che ha queste sofferenze alla tendine, e comunque Stevens l'ha voluto a tutti i costi sul terreno di gara. Fischia Veissier. Questa volta è calcio di punizione a beneficio dell'Inter. Zamorano va intanto nei pressi dell'area di rigore. C'è stato questo intervento scorretto di Kurz ai danni del giocatore cileno. Minuti di gara 36. Pronto a calciare Ze Elias, poi arriva Coe. Simeone, ancora Ze Elias. Prova ad andarsene sulla sinistra, dentro per Zanetti, l'improbabile passaggio di ritorno. L'Inter in fase offensiva fino adesso ha combinato ben poco.
si fa vedere Heidenreich che ha lasciato Ronaldo. Stacca ancora Heikelkamp, quindi Zelias che deve prendere, direi, proprio deve comandare l'operazione in mezzo al campo, giocatore che sostituisce di fatto Aaron Winter. Ancora Zelias, attaccato da Niemetz, ala meglio il giocatore della Repubblica Ceca, Heikelkamp, attacca colonnese, buco, Ronaldo largo, servito, dentro in area, Ronaldo, parte il cross, Zamorano, pallonetto, prima opportunità fallita dall'Inter, sulla manovra d'attacco, l'anticipo di colonnese, l'assist a Ronaldo, la pennellata per il cileno, rivediamo. Stacca anche un giusto tempo, ma non è preciso. Il tutto al 37esimo, quasi 38esimo del primo tempo. Siamo sempre sullo 0-0. West. Moriero, colpo di tacco a servire Coe. L'Inter sta avendo più coraggio in fase offensiva. Coe ancora, Zamorano. Troppo profondo il passaggio per il cileno. La risposta intanto di Lehmann. Max non è molto preciso nell'aggancio, Bergomi, Zanetti, ma perdono palle nerazzurri. Niemetz, scatta Busquets sulla destra, il solito Latal e il solito copione, parte il cross, ferma Zelias, Simeone con calma ma non troppo perché c'è Wilmots. Bergomi, avanza ancora Simeone, tra tre avversari, si ostina, perde palla, la riconquista Coe, largo Moriero, la reclama e la riceve, scatta Zamorano contro Kurz che ha la meglio. Ancora Niemetz, Heidenreich, Latal, l'Inter ha in effetti preso le misure allo Schalke. Heikelkamp costretto a retrocedere spesso per cercarsi palle utili, ma anche un uomo da assist, Van Hoogdalem in area, ottimo l'intervento in chiusura di Zelias. A te Carlo. Sì, stavo dicendo che Zamorano ha reclamato giustamente perché l'intervento di Kurz pochi istanti fa è stato con la mano. Simeone spazza. Va in pressione Zamorano, intanto Lehmann con calma. E l'Inter è molto arretrata e quindi non c'è la pressione né sul portiere né sui portatori di palla avversari. Ci prova adesso Moriero, che ha avuto, credo, ha fatto ampi gesti alla panchina. Carlo, hai capito? No, si è rivolto verso Simone perché Simone gli ha detto lasciala scorrere la palla, ma... Non c'è stato nulla tra i due. Ton. Intanto si è smarcato Heidenreich e riceve Van Hoogdalem. Ecco intanto Heidenreich, il marcatore di Ronaldo. Parte il cross. Heikelkamp, assist, Wilmots. Ancora Simeone. Palle alte, si combatte. Ne esce West. E poi sui piedi di Zamorano, l'Inter può imbastire il contrattacco, fermato però da Kurz, ancora Simeone, Zanetti, gli fa spazio il compagno, giù Zanetti e break che dà modo all'Inter di riorganizzare le proprie idee, soprattutto a centrocampo. Zanetti a terra, rivediamo ancora l'azione fallosa di Latal, intervento da dietro. Poi Veissier fa arretrare la posizione da dove verrà poi fatta ripartire l'azione. Si smarca Ronaldo. Bergomi cerca Zamorano. Moriero. Il colpo di tacco di Coe che doveva servire Simeone. Non è riuscito l'aggancio all'argentino. Che viene poi spostato lateralmente da...
l'Atal, le proteste, poi l'intervento di Zaletti. Stiamo avviandoci verso la fine della prima frazione, rari le opportunità da una parte e dall'altra per l'Inter. Segnaliamo il colpo di testa di Zamorano, uno Schalke che ha fatto meno paura del solito, ma che continua con questo copione fatto di possesso di palla, di aggiramenti, di cross. Sino adesso comunque l'Inter ha retto molto bene, ha preso le misure agli avversari. È un risultato naturalmente allo 0-0 che va benissimo alla formazione di Simone. Corsa e va spesso a coprire gli spazi anche Ronaldo, che questa sera si sacrifica in un lavoro anche di copertura. Wilmots, Busquens fa proseguire verso Max, è sempre presente Beppe Bergamo. Martin Max, Heikelkamp sposta lateralmente Moriero, queste leve però molto agili, parte il cross di Busquens, quindi Ton, altro traversone, Zanetti, Latal, sinistro, Pagliuca c'è. La conclusione di Radoslav Latal, l'esterno sinistro, centrale, Zamorano stacca, Kurz bravo, ancora Latal sulla destra, lo attende come sempre in zona Zanetti. Bergomi in anticipo su Wilmots, quindi può partire Zanetti, Ton, Simeone combatte con Niemez, alla meglio Bergomi però in anticipo, Zé Elias molto vicino a Simeone, lo scatto di Ronaldo, Ronaldo su Eigenrauch, bravissimo a prendergli il tempo e si esalta. Eigenrauch sostenuto dal pubblico del Parkstadion, sembrava avesse avuto il tempo necessario Ronaldo per superare il suo diretto avversario, così non è stato. Ci avviciniamo al 45esimo, Zanetti difende la palla, la mantiene in suo possesso, Ronaldo di prima su Zé Elias, ancora Ronaldo, poi forse un colpo di mano di Eigenrauch. Carlo, altre indicazioni dalla panchina giungono? No, la panchina in questo momento è tranquilla, giustamente stavi dicendo della prova anche di Eigenrauch, ricordiamo, non so se lo hai già detto mentre non ero in ascolto, che viene da un lungo infortunio e si sta comportando veramente molto bene oggi contro Ronaldo. Sì, 4 presenze per lui quest'anno, ha avuto in effetti anche egli una stagione molto tormentata e questa forse è la prima vera, primo vero test per Eigenrauch. Se la sta cavando bene sull'attaccante più insidioso del mondo in questo momento. Eigenrauch ancora, Latal, siamo in recupero, Niemez, palla dentro però Lafton, tunnel e poi verrà una serie di rimpalli. Ancora una volta Olafton bravissimo nel dettare i tempi anche in attacco, poi Kurz su Lehmann, Niemez, sussulto anche da parte del pubblico del Parkstadion, situazione caotica in area di rigore dell'Inter. Wilmots, Busquets copre Moriero da quella parte, un minuto in recupero e fischia intanto il signor Vessier la fine dei primi, della prima parte di questa gara. 46 minuti e 16 secondi, si va a riposo sullo 0-0. A questo punto linea direttamente allo studio di Roma. Le telecamere hanno puntato a Ronaldo un grandissimo sorriso mentre colloquiava con Moriero ed è lo Schalke che batte il calcio d'inizio in questa ripresa. Carlo Paris, mutamenti?
un mutamento in campo nero-azzurro, ma si sta scaldando proprio qui vicino a noi con un fratino fosforescente, Nwankwo Kanu. E per Nwankwo Kanu la gioia del primo gol in campionato contro l'Atalanta, e vedremo se Simoni lo manderà in campo in questa ripresa. Ripresa che vede adesso Colonnese staccare su Max, il rinvio di Zanetti, la carica lanciata da Ronaldo poco prima dell'inizio del secondo tempo, e vedremo se l'Inter agirà in termini molto più offensivi, mentre intanto Kanu viene inquadrato, si sta scaldando proprio i bordi del terreno, dai pressi della panchina di Simoni, mentre Simeone dà il là a questa azione offensiva. Moriero, lo attacca Niemez in maniera regolare secondo il direttore di gara francese Veissier, poi Zelias controlla, non passa però la guardia del giocatore ceco, finisce a terra il fischio del signor Veissier, inquadrato Giri Niemez con Moriero intanto che a terra si tocca la caviglia sinistra. Nella precedente azione maschera di dolore da parte di Francesco Moriero, rivediamo, e c'è stata un'entrata un po' brutta da parte di Niemez, anzi no, qui vediamo Niemez su Zelias, siamo già sul qualche metro più avanti rispetto al luogo dove Moriero è finito a terra. Intervento della panchina nerazzurra con il dottor Volpi e il massaggiatore Massimo della casa. Sembra sofferente Francesco Moriero e viene momentaneamente, ecco, è stato proprio Niemez, un colpo da dietro sulla gamba e la maschera ancora una volta di dolore di Moriero. Vediamo e speriamo si possa riprendere al più presto. Intanto calcio di punizione battuto da Taribo West, le sapienti mani del dottor Volpi cercano di rimettere in sesto Moriero, che appare in grado di riprendere. Niemez ancora, Coe va a disturbarlo, lo spazio per l'attacco di Busquens, arriva Ronaldo di gran carriera, Heikelkamp, pericolo con Max che è andato a concludere sul lancio in profondità, ha dovuto combattere con, vedete intanto Busquens, palla dentro, palla in profondità, combattono Colonnese e Max, nei pressi c'era Wilmots, e primo pericolo per lo Schalke. Il rinvio di Pagliuca, Zamorano, Moriero intanto è rientrato, Eigenrauch, West larga o sulla destra, ancora un anticipo di Colonnese su Heikelkamp. Battute iniziali, siamo sempre sullo 0-0, va a vuoto il passaggio di ritorno di Heikelkamp. Bergomi Coe, Zamorano difende palla, ancora per Moriero, poi si scontra il cileno con Ton, copre Coe sulla destra. Il rinvio di West, quindi l'Atal van Högdalem, Simeone si precipita, palla ancora in possesso dello Schalke, il fischio del signor Veissier, si era intanto alzato dalla panchina Simoni, che urla un paio di incitamenti mentre le telecamere vanno su Kanu. Ronaldo, Max, fa molto movimento Martin Max, lo segue come un'ombra
colonnese. Van Hoogdalem. Tonna, sempre pericolose le sue incursioni, è il centrocampista aggiunto della formazione dello Schalke, insiste. E poi il fallo e il calcio di punizione decretato a favore dello Schalke, 5 minuti nel corso della ripresa. È pronto Tonna. Rivediamo l'intervento di Zanetti su Latal con la palla che poi era finita al capitano dello Schalke, Niemez in area, ancora Ton, cross lunghissimo, Van Hoogdalem, Zamorano in chiusura, può partire in contropiede l'Inter, lo fa con Coe, superato Heigenrauch, deve uscire Lehmann che destina molto bene il pallone ancora su Wilmots, poi Busquens, chiude Bergomi, deve difendersi anche da un intervento in tackle di Busquens in area, non ha un buon controllo Wilmots, pericolo per Pagliuca che non si fida e spazza la propria area di rigore. Riparte ancora lo Schalke alla ricerca del gol, Van Hoogdalem, Inter che si chiude, segnalazione di fuorigioco. Perfetta intesa fra Vessier e i suoi collaboratori, netta la posizione irregolare. È pronto Pagliuca. A cercare la testa di Zamorano. Poi Van Hoogdalem su Jens Lehmann. Ton. Busquens, su cui ha giocato praticamente in copertura Moriero nel primo tempo. Duello ora West Eichelkamp, alla meglio il nigeriano. Coe, Simeone, non ha un ottimo arresto e c'è subito, vedete, la pressione degli avversari. Moriero. Ronaldo. Ronaldo, la palla sul destro a cercare l'assist per Simeone, ma era girato con il corpo, una torsione quasi naturale, difficile arpionare la palla lanciata in profondità da Ronaldo. Tanto Moriero sembra essersi perfettamente ristabilito dopo il fallo, la botta subita da Niemez. Stacca molto bene Zelias, Ronaldo affrontato da Van Hoogdalem, Latal in profondità per Niemez e poi spazza la vecchia maniera Beppe Bergomi. E l'Inter mantiene sempre questo stato di tensione nei pressi della propria area di rigore. Tonna, lo insegue Ronaldo, l'idea è buona, il passaggio sfuma. Carlo Paris, novità dalle parti di Simoni. Dalle parti di Simoni c'è la novità che assieme a Canu si sta scaldando anche Rivas. Vedremo se poi realmente vorrà utilizzare uno dei due che si stanno scaldando, Simoni. Zamorano ancora di testa. Colonnese, Max alla meglio. Intanto Eichelkamp, Max in area. Ferma con tempestività Colonnese. Poi perde palla Simeone, Coe alla meglio l'aggressività dello Schalke, Eichelkamp quasi al limite in area, ancora su di lui Colonnese, non lo molla, in seconda battuta Benoit Coe riceve forse anche un colpo sul volto il giocatore francese e il connazionale Vessier va a rendersi conto delle condizioni di Benoit Coe. Rivediamo. È una manata sul volto di Coe, ha cercato di liberarsi Eichelkamp dalla presa di Benoit Coe. La rimessa laterale comunque è dello Schalke. E poi finisce ancora a terra, è finito a terra Colonnese ed è stato ammonito Eichelkamp. Pagliuca va a protestare. Arriva anche Bergomi,
Non è molto convinto Heikelkamp, avremo credo la possibilità di rivedere. Colonnese ancora a terra. Allarga spesso le mani il giocatore olandese, ma intanto l'arbitro, vediamo, ecco, va a puntare Colonnese, i due si dicono qualcosa e poi altra manata di Heikelkamp e questa è la decisione di Vessier, ammonito il giocatore olandese, palla per lo Schalke, la rimessa di Buskens, il rinvio di Bergomi, scattano Ronaldo, Zamorano e Moriero, poi Ronaldo attende, Zé Elias può dare la profondità all'azione, lo fa anche troppo. Heikelkamp figurava nell'elenco dei diffidati. Siamo all'undicesimo, sempre 0-0 al Parkstadion di Gelsenkirchen. Heigerauch. West alla meglio. Moriero. Moriero in velocità. Lo rimonta Niemetz. E non riesce ad evitare il calcio d'angolo. La grinta di Giri Niemetz. Arriva anche Bergomi dalle retrovie, c'è anche Taribo West, sono i saltatori nerazzurri ora dalle parti di Lehmann. Parte il cross, Simeone e deve accartocciarsi Lehmann che poi si scontra con West, circondato il nigeriano, sale la tensione sul campo. Rivediamo, stacca Simeone, Lehmann si accartoccia e poi West arriva a contatto con Lehmann ma credo senza procurargli grossi danni. Attaccato Ton ora, mentre abbiamo rivisto ancora il fastidio di Lehmann. Buskens, Heikelkamp, Wilmots, viene ammonito Zé Elias, non faceva parte dell'elenco dei diffidati. Stretta di mano con Mark Wilmots, fair play, meno male dopo qualche minuto di alta tensione. Si fanno sentire i tifosi dello Schalke, i minuti sono 13. Heigerauch, Latal, si sovrappone Heigerauch, Ronaldo, e calcio d'angolo e protesta. Anzi, non è calcio d'angolo, ci sembrava molto strano, è fallo di Ronaldo e protesta Pagliuca. Area nerazzurra intasata. Fermato Zé Elias da Latal. Panchina nerazzurra quasi tutta in piedi, Carlo Paris, mentre rivediamo l'intervento sul pallone, mi sembra questa volta, di Latal, mentre Zé Elias è finito a terra. A te Carlo. Un po' di nervosismo anche Simoni nell'occasione della precedente punizione che è stata assegnata contro Ronaldo, non era d'accordo, così come non era d'accordo anche Zanetti, comunque. Comunque fa parte del gioco il rilancio di Bergomi a cercare Zamorano in anticipo su di lui. Ton, poi riesce in qualche modo il cileno a toccare palla. Lehmann, disoccupato fino a questo momento, ma nemmeno Pagliuca ha dovuto esibirsi in grandissimi interventi. Niemetz, Latal, scatta intanto Max, Heikelkamp, il passaggio in profondità, chiude bene l'Inter.
e deve anche difendersi dalla punta del piede di Max Pagliuca, quasi ad intimorire il portiere. Corsa, fermato Wilmots, può ripartire l'Inter. Zanetti, Simeone, Zelias, triangolo a centrocampo, ancora per Simeone, fermato, poi Colonnese fa buona guardia, può servire Pagliuca che cerca sempre la testa di, no, di Simeone questa volta. Zanetti, la pressione dello Schalke, vedete come l'Inter con facilità addirittura riesca a perdere palla quando ne è in possesso sulla propria tre quarti, patisce il pressing dello Schalke, ci prova ora Simeone a rompere il ritmo degli avversari e l'Inter deve farsi più aggressiva a questo punto se non vuole farsi costantemente schiacciare. Heigenrauch, è libero Busquets, parte il cross, Simeone, la deviazione troppo lungo per Zanetti, superato abbondantemente il quarto d'ora, il primo quarto d'ora della ripresa, la grinta di Pagliuca. Niemez, Marco, vai Carlo, è arrivato il momento di Canu. Busquets, un improbabile pallonetto, ma non è finita. Bergomi, Zamorano, lo spazio per il contropiede, Coe, sale anche Bergomi, quindi Moriero, ma lo Schalke si predispone. Ronaldo, Ronaldo, sinistro, raso terra, nessun problema per Jens Lehmann, riparte lo Schalke. Busquets che ora, anzi Heigenrauch, con Busquets che è andato a coprire l'avanzata del compagno, Ton, Niemetz, Wilmots, il traversone ostacolato al momento opportuno Heikelkamp da West. Coe, Moriero, scatta Ronaldo ma non passa e vediamo infatti Canu in piedi pronto a subentrare. Sai già chi, Carlo? Sono abbastanza distante, mi sembra Zamorano, ma dal numero 9 che ha in mano il collaboratore dell'arbitro dovrebbe essere Zamorano. È stato molto bello, Marco, non so se mi senti, è stato molto bello l'abbraccio dei giocatori della panchina, l'incitamento a Canu. Busquets, Mark Wilmots, sempre in possesso di palla lo Schalke, la fa girare bene, arriva Kurz, difensore, supera Simeone, la finta su Bergomi, largo il cross intanto di Heikelkamp. René Heikelkamp, sta per entrare Canu, mentre vedete inquadrato Huub Stevens ed esce Ivan Zamorano. Siamo quasi al 20esimo, dentro Nuanco Canu per Ivan Zamorano. Va fuori Heikelkamp e al suo posto entra Michael Gossens, per lui due gol in Europa e tre in campionato. Cerca a questo punto la rapidità Stevens là davanti. Bergomi, Simeone da fuori, il destro, poca cosa per Lehmann. Numero 7 Gossens, la rimessa laterale però in nero azzurra. Una partita di contenimento da parte dell'Inter sino a questo momento, il risultato le dà ragione. Ton, Niemetz,
la svolta forse quando da qualche minuto a questa parte i difensori nerazzurri si sono portati decisamente più avanti cercando proprio spesso e volentieri l'offside. Ton, parte il cross, Busquens, l'appoggio su Wilmots, lo controlla Coe, palla che attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore nerazzurra. Zanetti poi tocca per ultimo Latal. Pagliuca rimasto sorpreso da questo cross che comunque non ha trovato alcun cliente. Rivediamo, è andato anche Simeone a cercare di correggere la traiettoria ed è lo stesso Simeone ora che si incarica della rimessa laterale. Marco, vai Carlo, con doppio cambio dalla panchina dello Schalke 04 entrerà Underbrug, un mediano sinistro, ci dicono dotato di buon tiro, e intanto sta per entrare anche Martin Rivas per l'Inter. Vediamo adesso chi dovrà sostituire. Il tutto quando il 35esimo è molto vicino. Latal, Max. West è passato su Gossens, mentre Colonnese è rimasto su Martin Max. Queste le marcature. Parte il cross, esce Pagliuca e palla sua. Si fanno sentire finalmente anche i sostenitori dell'Inter. Sono circa un migliaio nella zona, nella curva sud, credo, del Parkstadion. Mentre ora perde forza e perde forse anche convinzione lo Schalke, si dispera Martin Max. Chiamato il cambio, credo. Ecco l'uruguaiano Martin Rivas che fa il suo esordio nelle competizioni europee e va a rilevare Moriero. Rinforza il reparto arretrato Simoni con Martin Rivas e vediamo se Zanetti si sposterà sulla destra, come io suppongo, al posto di Moriero. Intanto è pronto anche il cambio nelle file dello Schalke. Dentro Underbrug e fuori Busquens. No, Zanetti rimane credo sulla sinistra, ma ci sono sicuramente dei cambiamenti. Vediamo Rivas sulla destra. Stiamo cercando di capire se Simoni ha dato disposizioni particolari. No, Martin Rivas occupa il ruolo di difensore esterno. Sembrava che Zanetti a un certo punto dovesse spostarsi dall'altra parte seguendo i gesti, seguendo le indicazioni stesse di Zanetti. Canu, fermato. Coe disturba Niemec. Lehmann. Latal va alla caccia del pallone. Simeone, Eigenrauch, Niemec, il nuovo entrato Underbrug, Coe, Canu, su di lui un paio di avversari, mantiene il possesso del pallone il nigeriano, messo giù nel cerchio del centrocampo. 83esimo, l'Inter a piccoli passi prosegue verso la qualificazione alle semifinali. Ancora Zanetti che parlotta con Capitan Bergomi. Canu, Underbrug, West, Zelias,
Ancora West, è stato bravo perché il pallone stava per finire a Gossens. Ce ne sono adesso due di palloni in campo. Handerbrug sulla sinistra, Van Hoek, Dalem, West, Coe a cercare lo scatto di Kanu e arpione il pallone, la manovra sulla destra, poi Kurz, Olafton scavalcando Ronaldo, va a servire Lata, la Heigenrauch molla il brasiliano e si sovrappone sulla destra, parte traversone lungo per tutti e ha perso di incisività l'attacco dello Schalke. Non che Pagliuca abbia avuto una serata particolarmente difficile, ma in effetti lo Schalke sembrava molto più pericoloso nella prima frazione, ma con questi avversari non è mai finita e bisogna prestare attenzione sino alla fine. Simeone intanto combatte da par suo, Simone in piedi, Ton, Handerbrug, il traversone lungo per tutti controllato da Zanetti che però va a servire Latal, controcross effettuato in mezzo, svetta Coe, Niemetz, su di lui Zelias, Ton, Ronaldo a difendere. Dalle retrovire Heigenrauch, Simeone lo ferma, scatta Ronaldo e la palla sua, in contropiede, recupera intanto Kurz, 1 contro 4, Ronaldo, Ronaldo in aria, Ronaldo e la palla che finisce fuori di un niente. Contropiede che poteva mettere la parola fine sul discorso qualificazione, rivediamo. Salta Kurz, prende la mira, il destro e la palla che esce di pochissimo alla sinistra di Jens Lehmann. Latal finisce a terra colonnese in area, cross corto, Simeone con calma ancora a cercare Ronaldo che controlla, accompagna l'azione Zanetti che finisce giù. Heigenrauch e Zanetti ora gira a vuoto, Ton, fasi finali della seconda partita. Sempre lo Schalke, Niemetz, Rivas, Simeone, Simeone insiste tutto da solo, Simeone ancora difende il pallone, attaccato, la palla era buona e poi chiede il fallo, la grinta di Diego Simeone, autore di una prestazione convincente questa sera, rivediamo ancora, rimedia anche un calcio nelle parti basse, aveva difeso come ha potuto il pallone, intanto Gossens, West, Handerbrug, parte il cross di destro ma non c'è più Heikelkamp ed è vita dura per gli avanti dello Schalke. 87esimo, le telecamere vanno su Diego Simeone, mentre dà un'occhiata anche al proprio cronometro Simoni. 2 minuti al 90esimo, 0-0 al Parkstadion di Gelsenkirchen. Handerbrug lo attacca, Coe, disturbo che riesce ma è falloso, mentre Lehmann si porta in attacco, lo aveva promesso, va Lehmann a cercare il colpo di testa che riesce e intanto si scontra con Simeone. I 190 centimetri di Jens Lehmann
l'elevazione in area di rigore e poi il corpo a corpo con Simeone. Partita per uomini duri questa, momenti che ha avuto momenti anche di tensione, ma i cartellini gialli di Vessière l'hanno spezzata. Altro intanto cartellino giallo, questa volta diretto a Colonnese, credo per proteste. Intanto rinvio corto di Pagliuca verso Canu, il pallone, e prova a difenderlo così. La grande opportunità avuta da Ronaldo, che ora è in fuorigioco, si ferma, si allarga, va a puntare Heigenrauch, il cross è per Coé, lungo. La maschera di Ronaldo, sudato, affaticato, ha corso molto, anche se ha concluso poco e non certo per colpa sua. Ha avuto una grandissima opportunità per chiudere ogni discorso. Intanto Ton in recupero, palla lunga, Latal, Zanetti va a chiudere, Zelias, rimessa in zona d'attacco per lo Schalke. Ed ancora Lehmann è pronto a spiccare il volo, lo vedete, la maglia arancione, parte il cross, Lehmann di testa, sbuccia solo il pallone. E poi Marco, se la prende con Gustens, vai Carlo. Sì, no, volevo dirti che Lehmann quest'anno ha segnato un gol di testa, sì, in campionato proprio al Borussia Dortmund. Un pareggio all'ultimo minuto con un suo colpo di testa. E se era necessario per testimoniare l'unità che c'è nella squadra dell'Inter, l'abbiamo avuto pochi istanti fa, la panchina con Moriero, Zamorano si sono alzati, c'era anche Castellini per andare a rispondere a una persona della sicurezza che aveva insultato il fenomeno. Grande compattezza. 1:20, Canu, Ronaldo alleggerisce l'Inter, cerca il pallonetto Ronaldo, ma Lehmann guadagna subito la prima porta. Ancora due palloni sul terreno di gara, fa rettificare la posizione Vessière. 1:30, consulta il suo cronometro, Ronaldo gli è vicino, Anderbrugge, parte il traversone, sbucciata la palla, Colonnese, il rinvio, arriva Canu, Heigenrauch, ancora pallone che si impenna, West da dominatore, Simeone, tocco corto su Niemec, la fatica ora prende un po' diversi giocatori, ma non Zanetti che cerca da solo sulla sinistra, ma non trova compagni, prova ad andarsene Zanetti, viene fermato. Finale palpitante qui al Parkstadion. Wilmots attende la palla sulla sinistra, ma la riceve Gossens. E il grande gol di Gossens, incredibile gol di Gossens. 2:30, la palla è finita a Gossens, che ha infilato Pagliuca. È il gol dell'1-0 ed è il gol che porta lo Schalke ai tempi supplementari. E si arrabbia Pagliuca, rivediamo in lui lo stesso gesto di disperazione del maggio scorso, quando fu trafitto da Wilmots, l'ex genuano implacabile. Grandissimo gol nel momento in cui l'Inter sembrava avercela fatta. Rivediamo ancora da quest'altra angolazione il controllo di Gossens, prova a disturbarlo in qualche modo Rivas, ma la palla ha una traiettoria ben precisa. E lo Schalke, avete visto, questa squadra che non, sulla quale non bisogna mai scommettere in un senso o nell'altro, è riuscita a rimontare il gol di Ronaldo al 92esimo. Zelias, Coé, Rivas, Ronaldo aggancia, in qualche modo viene poi anticipato da Van Hoogdalem.
abbiamo visto anche la eloquente espressione di Simone. Rivas, scatta Ronaldo, il fischio intanto di Vessier e finisce qua il primo atto, anzi il secondo atto, ce ne sarà un terzo, il gol di Goetzens al 92esimo. Carlo, a te per le sensazioni di questi attimi e poi naturalmente sentiremo, chiederemo lui se dare la linea a Roma per qualche break o andare avanti. Le sensazioni sono tutte raccolte nei gesti, nel volto che di Zamorano che abbiamo qui vicino sta prendendo a calci i tabelloni pubblicitari, la panchina, adesso sta entrando in campo e poi proprio lo sconforto nei volti di tutti quanti i giocatori nerazzurri. Quella porta che è fatale a Pagliuca, subì un gol da Wilmots, vedete Simoni sorride, i vostri teleschermi, 1-0, perfetta parità e epilogo che in effetti pochissimi si attendevano visto che si era abbondantemente oltre il 90esimo minuto. Partiti per questo primo tempo supplementare. Cano, Coe, Delias su Martin Rivas, mentre Coe è finito a terra proprio davanti a Vessier. L'uruguaiano Rivas verso Cano, segnalata una infrazione ai danni del nigeriano e punizione in attacco a favore della formazione nero-azzurra. Ecco Nwankwo Cano, primo gol in campionato per lui, sabato contro l'Atalanta. Simoni lo ha buttato nella mischia qui a Gelsenkirchen, area di rigore dello Schalke intasata, parte il cross di Coe e c'è il gol di Taribo West, se non sbaglio, Taribo West va in gol, incredibile, pareggio di Taribo West dopo un primo e 7 secondi nel corso del primo tempo supplementare, la danza tutta nigeriana con Taribo West e Kanu e l'Inter pareggia, prima azione offensiva dei nerazzurri, colpo di testa, rivediamo ancora, Coe nel mucchio, un mucchio selvaggio in area di rigore dello Schalke, la testa di Taribo West e come a Bergamo in occasione del campionato probabilmente anche questo gol di Taribo West sarà decisamente pesante. Parte intanto la controffensiva dello Schalke, finisce a terra Goetzens, viene fatto Vessier, si avvicina a Bergomi che era rimasto a terra, avete visto intanto Michael Goetzens, gol che ha naturalmente lasciato di sasso gli oltre 50.000 sostenitori dello Schalke. Carlo, no, soltanto per dirti la prima cosa che viene in mente anche ad alcune persone della panchina nerazzurra, peccato che non c'è il golden goal. Eh sì, corsa, intanto c'è l'1-1, gol pesantissimo di West, fallo intanto fischiato ai danni di Zelias. Ton, Latal, parte il cross sbucciato da Simeone ed è calcio d'angolo a favore dello Schalke. L'Inter ha rimediato ad un gol altrettanto pesante di Goetzens al 92esimo, 4-1 il conto degli angoli, parte il traversone. Il tocco di Kurz, palla che sfila poi a fondo campo, rivediamo da quest'altra angolazione. Coe, il cross perfetto a rientrare, West da dietro, indisturbato, Lehmann nulla può. E poi la danza con Kanu.
Vai Carlo. Sì, volevo sempre sulla vicenda dell'intervallo tra la fine della partita e l'inizio dei tempi supplementari, la versione che risulta al momento la più attendibile è che l'arbitro sia stato aggredito, comunque abbia avuto un po' di paura e che abbia detto voglio garanzie prima di rientrare in campo. Mi sembrava molto strano e in effetti questa potrebbe essere la versione più veritiera. Intanto concentriamoci ancora sugli sviluppi di questo match con corsa in avanti, tutto lo Schalke ormai nulla ha da perdere. Parte il cross di Latal, la respinta di Zanetti, il gol pesante di Taribo West, Hoop Stevens impassibile in piedi. Parte intanto ancora questo tentativo di cross, Zelias su Ronaldo che prova a scattare, è in vantaggio Heigenrauch. Intanto Taribo West segna un gol che lo Schalke non vedeva incassare da ben 9 turni di UEFA. Ultima sconfitta 20 anni fa, subita su questo campo ad opera del Magdeburgo. Si fanno sentire i tifosi dello Schalke, Van Högdalem, Ton, Latal, il solito copione, il solito cross. Stacca su tutti Coe, Canu, con calma. Colonnese. Con la grinta, Colonnese, allo spazio, Ronaldo s'accentra, dà un'occhiata in mezzo, si ferma. Coe chiama a palla Ronaldo, il traversone. Non accenna allo stacco il brasiliano. Alleggerisce l'Inter la pressione, 6 minuti nel corso del primo tempo supplementare. Inquadrato sempre Hoop Stevens, il 45enne allenatore olandese, vero santone qui a Gelsenkirchen. Ton, su tutti Zanetti, Latal, in anticipo Simeone, ora Ronaldo, Zelias, messo giù da Latal, fischia Vessier, il brasiliano poi rimane a terra. Arriva anche West a ristabilire ordine, la spinta netta di Latal e poi questo atteggiamento poco sportivo da parte del giocatore ceco ai danni di Zelias. Va a calciare West, a cercare Canu, Ton su tutti. Timidi applausi da parte del pubblico dello Schalke che sta assistendo ora quasi in silenzio al tentativo di rimonta dei propri beniamini. Anderbrugge, Olafton, sempre lucido nelle sue iniziative, Giri Niemetz, cerca l'1-2 con Wilmots, non riesce, break di Coe, Ronaldo, Heigenrauch, Ronaldo, raddoppiano subito sul brasiliano, Coe, passaggio in profondità, il francese ha speso moltissimo, si ferma, riparte lo Schalke, primo piano per Ronaldo e poi Ton, il cross diretto a Gossens che salta sulla schiena di Taribo West. Il nigeriano che all'inizio del primo tempo supplementare ha riportato in parità la formazione nerazzurra. Ronaldo, Canu, alleggerisce nuovamente Canu, non c'è nessun compagno avanti, ma in effetti era un tentativo fine a se stesso. Ton, lo bracca Simeone. Latal, Kurz, Nemetz, si fa incontro Rivas, colpisce con la mano, secondo il direttore di gara francese, e richiama Rivas.
il direttore di gara Gilles Vessier. Riparte lo Schalke, nello spazio si inserisce Zelias, finisce a terra Kurz, Vessier fa proseguire. Niemetz, incitato da Stevens, Kurz, Handelbrugge, pronto al cross, altissimo e lunghissimo. Inquadrato di spalle Martin Max, che va a disturbare Simeone. Zanetti esce bene, poi viene messo giù. 10 minuti nel corso del primo tempo supplementare, Schalke 1, Inter 1. Incitamenti di Simoni, la battuta di Bergomi per Ronaldo. Heigenrauch stacca su di lui imperiosamente. Ancora Ronaldo. Zanetti. Zanetti da solo, porta palla, 3 su di lui. Zanetti ancora, esce, palla al piede. Fallo commesso da Kurz. Rivediamo l'argentino che parte palla al piede e poi l'ultimo intervento con lo falloso di Kurz. Rimessa laterale in attacco a favore dell'Inter. Canu. Zanetti pronto per il cross. Il tocco invece per Canu, in aria, numero di Canu, numero ancora dentro. Numero di Canu in area di rigore dello Schalke, avete visto che controllo, e poi è ripartito a tutta velocità, ma si è chiusa subito la difesa dello Schalke sul nigeriano. Colonnese su Max. Undicesimo del primo tempo supplementare. Kurz. Ancora Niemetz. Handelbrugge. Bloccato da Coe. Ton. Nemec. Handelbrugge. Il cross, Pagliuca non esce. E poi Wilmots piomba sulle spalle di Bergomi. Posizione pericolosa per il belga, che comunque non riesce a trovare lo specchio della porta. Il rinvio di Pagliuca. Rivas. Canu. Coe, forse c'era gioco pericoloso, si prosegue. Handelbrugge. Zanetti, molto alto. Max. Colonnese in anticipo. Con calma. Pagliuca. Alza troppo. Poi combatte ancora Zanetti, franando su Latal, Ton, arriva anche Ronaldo, Simeone, colto in azione fallosa l'argentino, si accende una mischia, il carattere e la grinta del sudamericano. E la apparente serenità ora di Simoni, ancora Simeone, break, l'Inter chiusa nella propria tre quarti. 2 minuti al termine del primo tempo supplementare. West. Handelbrugge. Gossens. Buon gesto di West che poi rilancia, ma Niemetz è pronto. Ton, è un monologo sempre dello Schalke che non riesce però a trovare lo spazio giusto per arrivare dalle parti di Pagliuca. West giganteggia. Ronaldo e Canu molto arretrati. Stiamo arrivando alla fine del primo dei due tempi supplementari. Heigenrauch.
Van Hoogdalem frena Simeone l'iniziativa degli avversari. Ronaldo, Zelias va a puntare Nemez, poi bravissimo in copertura. Attacca ancora Ton. Canu va al disturbo. Kurz ancora per Ton, ha lavorato una quantità incredibile di palloni ma non trova collaborazione ora. Latal. Colonnese, Max su Gossens, Colonnese poi si alza la bandierina del signor Mas. Calcio di punizione a favore dello Schalke, primo piano per Francesco Colonnese, seconda partita in Europa per lui. È pronto Handelbrug, palla dentro, ha deviato Simeone in calcio d'angolo. E poi c'è un giocatore dell'Inter che è rimasto a terra. Si tratta di Beppe Bergomi. Anche Ronaldo a difendere questo preziosissimo 1-1. Intanto Vessier richiama Bergomi. E Simeone. Grande tensione sul terreno di gara, non potrebbe essere altrimenti. Schalke in attacco, calcio d'angolo, Ton, corto, Handelbrug, destro e poi deviazione di Wilmots con Pagliuca ben piazzato. Era una palla sporca. Rivediamo. Il destro di Handelbrug e la palla che finisce... E c'era Pagliuca comunque ben piazzato. Ultime battute del primo dei due tempi supplementari. Difende la palla Bergomi dall'attacco di Gossens. Coe tocca per ultimo il giocatore dello Schalke. Tensione anche sul volto di Benoit Coe. Il fischio di Vessier termina il primo, anzi no, si gioca ancora. Nemez, Latal, Van Hoogdalem, Heigenrauch, e questa volta il fischio è... Veritiero, cambio campo, Carlo Paris. Carlo, ci sei? Sì, questa volta Vessier è stato velocissimo, ma si gioca da pochissimi secondi questa ripresa con l'Inter in attacco. Inter che naturalmente rimane con il possesso del pallone. Zelias, la cavalcata di Canu, che poi prova a superare Heigenrauch, il tocco per Rivas. Incredibile possibilità sfumata da parte dei nerazzurri con Rivas che si era portato in attacco, ma ancora una volta Canu è stato bravissimo ad avere la meglio su Heigenrauch. 1-1, attacca Latal, se ne va il primo dei secondi 15 minuti dei supplementari. Gossens, Bergomi e spedisce in profondità. L'Inter naturalmente ormai decide di difendere questo preziosissimo 1-1. Esce Pagliuca, stavolta non ha avversari. Il rinvio dell'estremo difensore nerazzurro a cercare Ronaldo. Questa volta viene commesso fallo, uno dei rari falli commessi da Heigenrauch su un giocatore brasiliano. Rivediamo. Era in anticipo questa volta Ronaldo, quindi Heigenrauch l'ha messo giù. Simeone. Contatto con Latal e poi rimane a terra Simeone, forse crampi. Intervento di West in anticipo. Riparte lo Schalke. Handelbrug.
Pallavi che viene lasciata sfilare un po' da tutti, poi l'Arpionaton. Ancora questo lunghissimo traversone, l'aggancio di Wilmots, Latal ancora per Wilmots sulla destra, cross basso, il rinvio di Simeone sui piedi di Latal, continua ancora Wilmots, la ricerca del cross, lo effettua, arretrato, West ancora una volta da dominatore, palla su cui si avventa Ronaldo, la difende, poi la perde ma dà il modo a Zé Elias di impossessarsene. Colonnese in attacco, azione irregolare e c'è stata la posizione di fuorigioco di Colonnese che si era sganciato. Rivediamo ancora, invece era perfettamente regolare, rivediamo ancora, al momento del passaggio di Zé Elias Colonnese era in posizione regolare, si va avanti Latal, parte il cross, Niemec, Coe difende la sua posizione commettendo però fallo, anzi no, deve aver toccato per ultimo Coe e allarga le braccia il francese, sembrava che avesse in effetti toccato per ultimo il giocatore dello Schalke. E poi Anderbrugge che manca alla conclusione, Latal sul corpo di Simeone che poi va a infastidire Gossens, Heigenrauch, Latal, si allarga Kunz, giocatore della Repubblica Ceca. Vai Carlo Paris. Soltanto per dirti che sta per entrare il numero 6 Andreas Müller. Grazie a Carlo Paris per la precisazione, tocca intanto Simeone, questa volta chiaramente in calcio d'angolo, sul tentativo di cross operato da Marco Kurz, il cambio preventivato dentro Andreas Müller, il 35enne Andreas Müller, e va fuori Jiří Němec. Ripartiamo con Anderbrugge, pronto a calciare dalla bandierina. Intasata l'area di rigore dell'Inter, esce Pagliuca, non ha problemi. 6 minuti nel corso del secondo tempo supplementare. 1-1 il risultato al Parkstadion di Gelsenkirchen. Ancora un fischio di Vessier. Ton accelera le operazioni, Latal, altro lungo traversone, Gossens, e poi la palla che ancora arriva, Pagliuca, miracolo! Miracolo di Pagliuca. Azione concitata in area di rigore dell'Inter e le telecamere vanno sul 31enne portiere dell'Inter, rivediamo ancora. Il colpo di testa di Müller, il Wilmots, Don Marco. E poi l'azione che prosegue, Max, altro tentativo e la mano di Pagliuca. Intanto esce Ronaldo, credo. Ronaldo. Ecco, esce Ronaldo, entra Recoba. Esce tra i fischi Ronaldo. Sostituito Ronaldo da Alvaro Recoba che proprio oggi compie 22 anni. Infila la giacca a vento d'ordinanza Ronaldo e l'abbraccio, il primo abbraccio è per l'amico Francesco Moriero. Inter vicina alla qualificazione alle semifinali. Terzo cambio effettuato da Simoni e prima palla cercata da Alvaro Recoba.
Corsa, Tonna, posizione di fuorigioco di Gossens, immediatamente segnalata. Ecco inquadrato il giocatore che ha aperto uno spiraglio per lo Schalke al 92esimo. Intanto rivediamo Van Hoogdalem e il miracolo di Pagliuca su questa conclusione ravvicinata fra una selva di gambe. Simeone, Canu, ancora la bandierina del collaboratore di Vessier, Mas, implacabile nel segnalare le posizioni di offside. Ricordiamo un contropiede precedente con Colonnese che con ogni probabilità invece era in posizione regolare. Svetta West, Rivas, Recoba. Il contropiede affidato a Rivas, il difensore Eigenrauch, Lehmann, che deve poi sottostare all'attacco dell'uruguaiano che rimane a terra. Ha cercato un tackle anche pericoloso Canu, e Rivas deve naturalmente ritornare perché è in netta posizione irregolare. Il pallone che finisce poi tra le braccia di Jens Lehmann, toccato da Zanetti il pallone, Colonnese la respinta. I minuti di gara sono 9 nel corso del secondo supplementare. Vedete che invece è Lehmann a franare poi sul corpo dell'uruguaiano, che ha cercato forse solo di intimidire il portiere tedesco. Latal, parte il cross, West, Coe mette in calcio d'angolo, pericolo, questi pericoli che giungono sempre da questi cross, da queste azioni confuse. Schalke abilissimo in queste situazioni. Anderbrug, Van Hoogdalem, 1-1. Vai Carlo. Ecco, soltanto per dirti che la prova un po' opaca e la sostituzione non hanno assolutamente influenzato, diciamo, lo spirito, la gioia di Ronaldo, che è sorridente in panchina con i suoi compagni. Pochi istanti fa si è alzato anche Simoni per andarlo a abbracciare, sorridente anche lui. Intanto i minuti di gara sono 11 nel corso del secondo supplementare. Canu. Si prosegue, Coe viene fermato da Kurz in calcio d'angolo. Benoit Coe, prova gagliarda del francese, rendimento altissimo, il sorriso di Ronaldo, l'espressione compiaciuta del brasiliano che ha avuto una grandissima palla gol, non l'ha sfruttata, ma che questa sera ha lavorato in effetti per la squadra, facendo più il difensore che l'attaccante. C'è questo inciampo di Recoba che chiede scusa, parte il cross e Lehmann deve compiere un paio di passi all'indietro per evitare l'insidiosissima conclusione della bandierina di Recoba. Fischio di Vessier mentre la gente abbandona le tribune del Parkstadion. Missione impossibile viene giudicata quella dello Schalke. Colonnese, Simeone si scontra con Wilmots, Latal, parte il cross, svetta ancora Coe, riparte nuovamente lo Schalke, ruba palla ancora Coe, un finale eccellente per il francese. Recoba, lo scatto di Bergomi, si porta in avanti anche Colonnese, i difensori dell'Inter si distendono, azione regolare, Colonnese, Bergomi, Recoba, Bergomi, la palla sul destro e il tiro e la parata di Lehmann.
106 presenze in Europa, nemmeno un gol per Bergomi, lo ha cercato questa sera. Intanto lo Schalke sembra aver chiuso la propria partita. Attacca Recoba, Recoba, la palla sul sinistro, la respinta in qualche modo di Lehmann. L'Inter che chiude in attacco questo tormentato incontro, lo fa ancora con Colonnese, che riceve adesso anche un colpo dall'Atal e richiama l'attenzione della panchina. Ecco Colonnese a terra, West stacca e c'è il fallo assegnato al giocatore dell'Inter. Il susseguente calcio di punizione per lo Schalke, viene ammonito West per protesta. Una strage di cartellini gialli, West non figurava comunque nell'elenco dei diffidati, mentre Colonnese ancora a terra e Vessier, vedete Varivas ora fagli notare che il giocatore, il suo compagno è a terra. Arbitro francese ora inflessibile e c'è Recoba vicino a Colonnese che non riesce a riprendere il suo posto sul terreno di gara. Vessier va avanti, Colonnese sempre a terra, palla oltre la traversa calciata da Wilmots. Reclamano ora a gran voce i giocatori dell'Inter e si decide Vessier a controllare le condizioni di Colonnese. Rivediamo intanto la stoccata fuori misura di Wilmots con Tarzan Pagliuca pronto a deviare. Colonnese a terra, dolorante, viene fatta intervenire la panchina nerazzurra. Meno di 50 secondi al termine, rivediamo intanto, osservate l'entrata bruttissima di Latal su Colonnese. E l'Inter deve pagare qualche tributo. Una gara di contenimento sino al 90esimo, poi la stoccata di Gossens, la frecciata di Gossens che ha riaperto il discorso qualificazione, chiuso all'inizio del primo supplementare da un colpo di testa preciso di Taribo West. Carlo Paris pronto naturalmente con il tuo microfono verso Marco Simoni. Intanto scherzi sulla panchina nerazzurra con Ronaldo che sta bagnando tutti con un'aranciata. Sta bagnando Susini, i suoi compagni di squadra in panchina. E adesso che il pericolo è passato ci si possono prendere anche certe licenze. Sicuramente. Naturalmente credo dopo la tua intervista a chiudere per dare la linea allo studio di Roma, ma l'intervista di Simoni credo ci voglia, la possiamo fare, quindi ci vuole per chiudere questa serata europea dell'Inter con lo Schalke ancora in avanti. West lascia scorrere. Inter quindi ad un passo dalla semifinale, ecco intanto Ronaldo che scherza veramente con tutti, il brasiliano. Inter in semifinale, ricordiamo finale a Parigi il 6 maggio, il 31 marzo primo incontro di semifinale, il sorteggio venerdì. Simoni soddisfatto. Latal, siamo in fase di recupero. Heigerauch, Simeone ha combattuto fino alla fine. Ton, Handerbrugge, la palla sul sinistro. Ancora l'ennesimo tentativo di traversone, Zé Elias, questa volta non rincorre, ha faticato Coe, ha speso moltissimo anche il francese dell'Inter. Ancora la caccia del pallone Simeone, Latal chiude in attacco lo Schalke, parte il cross, esce Pagliuca, abbranca la palla in presa. Da dominatore della propria area ha compiuto un mezzo miracolo Pagliuca,
nei supplementari con lo Schalke vicino al gol del 2-1. Ed è finita, Inter che va in semifinale, vai Carlo Paris. Gigi, Simone, siamo in diretta, una grande prova di orgoglio, di coraggio, di abnegazione di questa squadra. Ci ha fatto soffrire molto però, Hanno sofferto più quelli che hanno giocato di noi, credo. È stata una partita difficile perché lo sapevamo, l'avversario è molto forte fisicamente, però direi che alla fine dei 90 minuti abbiamo fatto, dei 120 abbiamo fatto molto bene. Quel gol proprio allo scadere. No, non ci... hanno avuto occasioni loro, abbiamo avuto dei buoni contropiedi anche noi, sta bene averli eliminati. Ecco Simone, da Roma ci giungono le notizie delle squadre che si sono classificate per il prossimo turno di semifinale: Atletico Madrid, Spartak Mosca e Lazio. Va bene, adesso staremo a vedere come va. Vediamo questa vittoria. Punto...